Professoressa Forti, lei ha a lungo parlato del paradigma Dostoevskij e poco prima menzionava una differenza tra menzogna e verità, nel senso che la menzogna ha sempre in sé una volontà di danneggiare. Mi chiedevo dunque se ci fosse una relazione tra questi due elementi e se potesse approfondirla. Grazie per la domanda, perché non li avevo ancora messi in relazione, nel senso che il paradigma Dostoevskij è una ricostruzione di un modo di pensare il male, ed è ovvio che, posto che il male ha a che fare con sofferenze inferte, la menzogna può avere una relazione col male, ovviamente. E io ne parlavo in maniera, come dire, più da un punto di vista della struttura logica del concetto, prima ancora delle sue conseguenze pratiche. Sicuramente si potrebbe dire che il regime dostoevskiano della menzogna è una menzogna consapevole ed è una menzogna che vuole a tutti i costi danneggiare. Oggi potremmo essere entrati in un regime di mediocrità della menzogna, per cui la menzogna viene rilanciata senza particolari intenzioni di danneggiare, nonostante tutto, quando fa sistema possono prodursi delle situazioni davvero di confusione tra reale e fittizio, che ci confondono e ci impediscono anche di agire, soprattutto. Vi è una o più menzogne istituzionalizzate che lei crede in questo momento siano particolarmente gravide di conseguenze? Sì, ce ne sono parecchie. Credo che la prima menzogna che ci riguarda, che è diventata e si sta diffondendo a tutti i livelli, è che l'Europa è assediata, l'Europa è invasa e dall'altra l'Europa non è altro e non potrà mai essere altro che una cricca di élite. Ecco, credo che queste due menzogne, chiamiamole, perché non sono verificate, anzi contraddicono, quella per esempio delle invasioni contraddice la fattualità dei numeri, possano fare sistema insieme e produrre dei danni politici gravissimi. Allora, ringraziamo Simona Forti e la sentiremo questo pomeriggio. La ringrazio molto, grazie a tutti.